concetto di fondo che insomma io sostengo da molto tempo è che dove c'è opacità amministrativa prima o poi si crea il brodo di cultura della illegalità. E abbiamo avuto diciamo l'esempio sì nel processo, perché al di là di quello che possa essere poi stata la questione del reato di disastro ambientale, il processo ha sicuramente dimostrato che c'era un sistema politico-amministrativo che gestiva diciamo i rifiuti industriali pericolosi e non secondo la definizione di oggi, che all'epoca erano tossico-nocivi, ma insomma cambia di poco, totalmente diciamo in contrasto con la normativa che era vigente all'epoca. Questo non ho timore di essere smentito né di essere querelato su questo, perché come gli atti processuali l'hanno ampiamente dimostrato. E questa questione dell'opacità, io voglio il termine opacità, non illegalità, opacità amministrativa si riproduce, si sta riproducendo, perché appunto è stata fatta questa scelta non molti mesi fa di declassificare il sito di Pitelli da nazionale diciamo a regionale, con motivazioni giuridiche discutibili, ma su quello, come dire, poi il diritto amministrativo si può sempre interpretare, ma con motivazioni di tipo sostanziale assolutamente senza senso, perché come dire diciamo se non si è bonificato fino ad ora non è perché il sito era di interesse nazionale, ma perché intanto sono stati tagliati i fondi alle bonifiche, non soltanto su Spezia. Su Spezia poi ci sono state anche delle specificità, perché voglio dire, è stato tagliato anche i fondi che riguardavano le aree militari, tra l'altro con un provvedimento curioso.